è suddivisa in alcuni punti essenziali, qui vado più nel tecnico. Vi racconto un pochettino su cosa si basa tutte le suite che andremo a vedere. Le suite sono formate da soluzioni. Queste soluzioni sono installate, configurate e gestite da quello che adesso andrò a raccontarvi. La Symantec Management Platform è la base di Altiris, di Symantec Altiris, che è quella ed è composta da queste componenti. Symantec Management Console è la parte web, quindi il nostro front-end di gestione di tutti i server, client e quant'altro. Notification Server sono proprio i servizi, è il software installato su una macchina che permette la gestione e la comunicazione tra i client, i server, monitoraggio, policy, task, delivery, deployment e quant'altro. Diciamo che è il vero cuore. I site server sono dei notification server limitati che vengono dislocati su postazioni remote, diciamo sedi remote. Questo per andare a limitare la banda, che ad oggi è un grosso problema riuscire a comunicare velocemente tra sedi separate, tra sedi remote. I site server permettono si sincronizzano con i notification server e permettono di andare a far eseguire task locali sulle macchine senza dover parlare direttamente con notification server centrale. Sono dei figli, diciamo. Immaginatevi la classica struttura d'albero dove c'è un padre, il padre del notification server, ci possono essere diversi figli che sono i site server. Il CMDB, Configuration Management Database, il cuore di Altiris, il database all'interno del quale sono immagazzinate tutte le informazioni dei client, tutte le informazioni dei server, di monitoraggio, di deploy, tutte le informazioni sono all'interno di questo CMDB. Giusto per dirvi, funziona su SQL Server. Altiris Agent è, diciamo che è colui che ti permette di controllare le macchine sul client o sul server che sia, Windows, Macintosh, Linux, Unix e quant'altro, deve essere installato l'Altiris Agent per poterlo comandare, per poterlo controllare, poter eseguire task di ogni genere. Software Management Framework invece è un componente che hanno deciso di staccare, però integrare comunque nella console, tenerlo separato e non farlo fare al notification server centrale per la gestione del software. Quando è stato creato un software catalog, un catalogo di software molto, molto bello, che poi vi farò vedere, gestito da questo software del framework. Lui recupera le informazioni dall'inventario, i pacchetti di installazione vengono gestiti da questo componente, le installazioni o gli aggiornamenti, le patch, sono tutte gestite dal software management. Questa è una slide che vi fa vedere un pochettino, giusto per farvi capire l'infrastruttura. Abbiamo una mini infrastruttura, le macchine che possono essere gestite di ogni genere, desktop e portatili Windows, Linux e Mac, tutti i tipi di server Windows, Unix, Solaris, Macintosh, macchine VMware, e i mobile device, Windows Server e Windows Mobile, come client della nostra infrastruttura. Notification Server centrale o CMDB per la gestione di tutti i processi e le informazioni, meglio se su macchina separata, perché comunque richiede un bel po' di risorse. Web console, che può essere, diciamo, gestita e utilizzata da qualsiasi macchina Windows, ha degli ActiveX per poterla far funzionare. Poi ho fatto un esempio di site server dove vengono replicati package, task e policy, e i distributor agents, che sono le macchine che stanno sulla seconda, diciamo, sicurezza. Adesso volevo farvi vedere la prima soluzione di cui andremo a parlare oggi, la Client Management Suite. La Client Management Suite, come dicevo prima, è quella che si occupa, come dice il nome, della gestione di tutti i client. Può essere acquistata separatamente e al suo interno ci sono diverse soluzioni. Abbiamo, la Symantec Management Platform di cui abbiamo parlato prima con i suoi componenti, Patch Management Solution, Windows, Macintosh e Linux, che permette la gestione delle cosiddette patch, le cosiddette toppe dei sistemi operativi quando viene scoperto un bug. Questa è una soluzione che gestisce, mantiene gestito l'installazione, la manutenzione, il controllo ed è sempre ad un collegamento diretto sempre
con i vari posizioni. Inventory solution, che è suddivisa in inventory solution per client e inventory solution per il network device. Network device che possono essere switch, router e quant'altro. L'inventory solution riesce a capire tramite il VMI le informazioni riguardanti gli switch e tutti gli apparati della rete che stanno avanti. Inventory solution invece è una delle soluzioni che andremo a spiegare un pelo meglio più avanti, ed è quella che si occupa dell'inventario lato software e l'uso delle auto brand management per la gestione dei client quando comunque sono spenti e quant'altro. Real time system management, la possibilità di poter prendere possesso durante un errore, il nostro cliente ci chiama, la nostra persona ci chiama, dice guarda non riesco a fare questa tal cosa. Real time management system ti permette di poter capire un attimino tutte le informazioni senza doverti per forza connettere alla macchina, ma prendi possesso di tutte quello che può essere il task manager, i processi, i servizi e quant'altro, tutto in una sola cosa. Insieme alla solution, la soluzione per poter collegarsi in maniera remota a queste macchine di cui, che hanno il problema e riuscire a comandarle, sempre però, poi vedremo, mantenendo dei canoni di riservatezza, di privacy. Sappiamo benissimo che il nostro utente finale non ha mai, non gli piace che noi gli schiacciamo dentro il loro computer, anche se poi alla fine, essendo noi amministratori della rete, possiamo farlo benissimo. Però, a loro far vedere che noi prendiamo qua sotto la loro macchina è sempre una cosa che gli va presa con le pinze. Qui abbiamo la possibilità per il PC Admin di poter far comparire schermate dove richiedono l'accesso. Quindi tu non puoi collegarti quando vuoi, non puoi prendere la vostra schermata quando vuoi, ma fai vedere al tuo utente finale che, ok, ho la possibilità di poter entrare, mi dai la possibilità di poter entrare per risolvere il problema. Facciamo. Software Management Solution, la gestione del delivery di pacchetti software. Delivery di nuovi pacchetti o aggiornamento e patch di nuovi pacchetti. Deployment solution per la distribuzione di soluzioni compute, diciamo in questo caso client, per l'installazione dei client da nuovo o come si può dire una migrazione da un vecchio sistema operativo a un nuovo totalmente automatizzata, zero touch. Faccio vedere giusto anche i settaggi e le varie impostazioni per la serra di elementi, sono molto simili, ci sono un paio di impostazioni differenti, vabbè, anche qui la serra di elementi del platform, il patch management, l'inventory del network, la top end. Le cose che cambiano sono il monitor path per il server, quindi la possibilità di poter monitorare servizi, porte e qualsiasi cosa può essere critico all'interno della nostra azienda. Non so, si possono eseguire query SQL Server, query SQL che mi rimandano informazioni sullo stato del SQL Server, o delle tabelle locate, dei database che sono in quel momento offline, cose del genere. Tutto questo è gestito qua e possono essere gestiti dei task automatizzati in base a degli eventi che vengono fatti. E la virtual machine management è la possibilità di eseguire dei task automatizzati su server SX e VMware e Hyper-V per, non so, ho il disco pieno, automaticamente mi fa un extend del disco. O mi aggiunge il disco, ho la scheda di rete che si è bloccata, a quel punto so che vado devo andare a riavviare quel tassativo, in automatico lui è sempre legato al monitoring, permette di eseguire task su di macchine virtuali. Adesso parlerà più o meno, parleranno di Ivan Salvadier della stessa soluzione di Microsoft, il System Center Configuration. Esatto. Abbiamo visto l'infrastruttura della parte Symantec, vediamo. Dall'altra parte Microsoft, il prodotto proprio principale di Microsoft per la gestione del parco macchine è il Configuration Manager. Attualmente in 2007 Release 2, okay, come versione, c'è anche l'SP2 che è già uscito. Arriverà, ma non subito, il successore, non sarà 2010, insomma che avrà altri nomi. Per curiosità, qualcuno ce l'ha già implementato in retro, l'SPCM, tra i presenti? Nessuno? Uno? Ok. Ecco, è un prodotto ovviamente molto grande, non per l'azienda con 8 client ovviamente, quindi diciamo che 200 client in su e scala fino a migliaia di client e server. Ecco, non voglio tedare più di tanto, vi ho messo solo le feature principali dell'SPCM, ciò che fa ed è ciò che interessa di più alle aziende. Cominciando da asset management, quindi hardware e software inventory, completo inventario hardware e software, ma assolutamente minuzioso, devo dire, di tutto il vostro parco macchine, compreso anche apparati di rete, switch, router, stampati di rete e di ricerca, non solo
Asset Intelligence è anch'esso un inventario hardware barra software, ma ancora più minuzioso e addirittura personalizzabile. Cioè, potrei anche dire, dimmi quanti banchi di RAM ci sono sulla piastra e la marca e il modello di ogni singolo banco di RAM. Oltre anche alla parte di licensing, è possibile anche rilevare in rete come sono le licenze, se sono tutti a posto. Cioè il prodotto là mi dice come la licenza è a posto, sì, no, ecco. Questo rilevamento fa parte della Asset Intelligence. Tra l'altro una novità della Release 2 è che il catalogo della Asset Intelligence si aggiorna automaticamente da internet. Microsoft vuole farci monitorare delle cose particolari per, non so, nuovi prodotti hardware appena usciti, ci aggiornano in automatico con delle patch il catalogo, si chiama, della Asset Intelligence. Software metering, andare a vedere come gli utenti usano le loro applicazioni. Chi apre l'Acrobat, quando, a che ora, per quanto lo usa, se l'ha aperto correttamente, se si è chiuso con errore e via dicendo. Quindi, monitoraggio completo di come i vostri utenti usano il software. Parte management. Parte deployment è il prodotto ideale per fare distribuzione di che cosa? Delle applicazioni, sia Microsoft che di terze parti, dei sistemi operativi, e tra l'altro solo con l'SCCM io riesco a raggiungere quella che viene chiamata col gergo tecnico ZTI, Zero Touch Installation. Zero Touch Installation vuol dire comprare i client, attaccarli alla rete, inserire il cavo di alimentazione, accenderli, ok, basta. Bootfix, il tastone della rete, tutto in automatico, e dopo il tempo che ci vuole, diciamo 20-30 minuti, controllo al calcio, pronto, macchina di dominio, tutte le applicazioni pronte per essere utilizzate. Zero touch installation. In maggio solo con l'SCCM otteniamo una pura ZTI, non con altri prodotti che in effetti ci sono, un pochino più piccoli, si sta sempre essential per dire un altro, ok? E ovviamente gestione degli aggiornamenti, di che cosa? Dei sistemi operativi e anche delle applicazioni, sia Microsoft che di terze parti. Per gestire il patching di applicazioni di terze parti c'è un piccolo add-on in più, gratuito, da scaricare da internet, che va integrato con l'SCCM. Devo dire che per fare patch management l'SCCM si appoggia comunque sul BSUS, Windows Server Access, che probabilmente qualcuno di voi ha, anche perché è gratuito, questo ovviamente ha un certo costo, un certo licensing. Network Security and Support. C'è una particolare tecnica che usa l'SCCM, Desired Configuration Management. Dire all'SCCM, senti, vai nel parco macchine, mi devi trovare tutti i client che hanno il file tal dei tali presente nella cartella tal dei tali. I client che hanno quel file in quella cartella li ritieni compliant, cioè client desiderato, quelli che non hanno quel file lì li ritieni client fuori compliance. Ho fatto l'esempio di un file della cartella, può controllare letteralmente di tutto, configurazione hardware, software, chiavi di registro presenti o no, mi entra un virus, so che il virus tocca tipicamente il registro tal dei tali, dico lui, vai su tutti, vedi se c'è qualche registro, se c'è è perché è quello lì là dentro, virus. È un esempio, posso dirci di tutto, diciamo, come dici di dire, ci sono dati ovviamente sui cloud. Remote Tools, avete un'infinità di strumenti per fare gestione remota all'utenza del client o server nel vostro parco macchine. Con o senza richiesta di permesso all'utente, sono tanti i tool, sono totalmente customizzati. NAP, Network Access Protection, l'SCCM si può perfettamente integrare e soprattutto con la sua ultima versione con la tecnica NAP, non so se tutti la conoscono. Brevemente, potremmo stare qui 5 giorni a parlare di NAP, è immensa questa tecnica. Comunque, quella che permette a un'azienda di fare entrare in rete il client solo se si dimostrano perfettamente compliant con delle policy che decidono il fattore. Le patch devono essere sempre tutte installate e aggiornate, l'antivirus ID, il file deve essere attivato, la chiave di registro X deve essere presente. Decido io come deve essere il client, la tecnica NAP mi verifica che i client siano così, o lo sono, o stanno fuori.